Eder, Mac, Pallister. Dicevi di essere un grande amico di Giuliano, ma da quando lui è tornato a casa tu non sei mai più andato a trovarlo. Come mai? Ma apro, chiudo una parentesi. Secondo me è stato fomentato da persone che gli hanno detto delle gran cretinate, specialmente quando era ancora nel letto di ospedale. Ma tu dici di essere stato vicino, noi invece ricordiamo un bellissimo vocale che gli hai mandato. Fatto sta che lui ora ti avrebbe allontanato, come mai? Ma semplicemente perché non se lo ricorda. Ci avevano anche avvisato che la sua memoria avrebbe potuto giocare brutti scherzi, perché ricordiamoci che ha avuto un trauma da cui era certo che uscisse morto. Sì, è chiaro che qualcuno sperava che uscisse morto. In ogni caso, probabilmente Giuliano si comporta così non perché non ricorda, ma perché ricorda anche troppo bene. Il fratello di Giuliano, Giacomo, ha detto che tu, grazie alla tua abilità nel pulire, potresti essere coinvolto nell'omicidio, potresti avere manipolato la scena del crimine, quindi gli abiti di Pierina, ma anche i luoghi. Cerco di essere molto obiettivo. Hanno perso una madre. Quando sei lì in procura che ti chiedono di dire tutti i tuoi pensieri, io non ci vedo neanche nulla di male che uno abbia potuto tirare fuori la cosa più strana e disparata. Per me fa parte dell'ambiente, del momento in cui ci siamo trovati tutti. Logico che a pensarci a mente fredda è ridicola la cosa, perché qualsiasi uomo allora che sia in grado di pulire della biancheria intima o lavare i panni può ripulire una scena del crimine. Non sono bravo a far questo perché non l'ho mai fatto. Emanuela, ora che è una diva, come se la passa? Lei lo vive sempre con un grosso senso di responsabilità e pensa sempre a questa figura che ovviamente non è più autonomo al 100% come prima, stiamo parlando di Giuliano, ed è sempre nei suoi pensieri su come aiutarlo a svolgere anche le piccole attività domestiche quotidiane o altre cose. Questo qui lei non cambierà mai. Ma ora Giuliano si è svegliato e ha chiesto il divorzio. Non è una novità, perché lei è stata la prima ad andare via di casa. Era logico che una persona come Giuliano in questo caso a un certo punto chiedesse la separazione e il divorzio. Non ci vedo nulla di strano. Le indagini sull'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto in una serata di ottobre, si stanno avviando verso una potenziale svolta, un momento cruciale che potrebbe rivelare se Luis da Silva, il vicino di casa della vittima, sia davvero l'assassino. La procura di Rimini ha concentrato i suoi sforzi su di lui, ma come ogni buon detective sa, la superficie di un caso spesso nasconde profondità insondabili. L'omicidio è avvenuto il 3 ottobre nei garage sotterranei di Via del Ciclamino, un luogo che, fino a quel momento, sembrava innocuo. Tuttavia, la brutalità dell'atto, con ben 29 coltellate inferte alla povera Pierina, suggerisce che l'assassino avesse un'intenzione ben precisa. Forse motivata da rancore o da un desiderio di dominio. Da Silva, un uomo di 34 anni originario del Senegal, è stato arrestato il 16 luglio e ora è l'unico indagato. Questo solleva immediatamente interrogativi: è davvero il colpevole? O è solo il capro espiatorio di un'indagine in cerca di risposte? Recentemente, gli esperti della scientifica hanno effettuato un sopralluogo notturno nella scena del crimine. Qui, la tecnologia ha giocato un ruolo cruciale, poiché è stata eseguita una simulazione video dei possibili movimenti dell'assassino. La telecamera di sorveglianza ha ripreso un soggetto, presumibilmente di colore, tornare all'ingresso principale dello stabile in un orario compatibile con l'omicidio. Questo indizio, sebbene suggestivo, deve essere trattato con cautela. L'ombra del dubbio si allunga. Chi era realmente quel soggetto? Nel corso delle indagini, è stata avviata una meticolosa ricerca del DNA del killer, con particolare attenzione a oggetti isolati sulla scena del crimine. Tra questi, la gonna della vittima ha rivelato un profilo genetico maschile, una traccia che potrebbe risultare determinante per l'accusa. Ma non è solo questo il reperto di interesse. La polizia ha sequestrato anche un bisturi dall'abitazione di Da Silva, un oggetto che, sebbene apparentemente innocuo, potrebbe rivelarsi un'arma del delitto o un elemento chiave per l'indagine. Le ore che seguono sono decisive per la procura di Rimini, che mira a blindare l'accusa contro Da Silva. Una serie di dispositivi elettronici sequestrati nella sua abitazione potrebbero contenere informazioni preziose, e i risultati degli esami sul DNA maschile rinvenuto nei reperti, attesi per settembre, potrebbero finalmente svelare l'identità del colpevole.
Il laboratorio dell'Università Tor Vergata, sotto la direzione del genetista Emiliano Giardina, ha isolato tracce chiave su ben 7 reperti. Tra questi, non solo la gonna e gli occhiali della vittima, ma anche il bisturi sequestrato e un'impronta su un muro vicino alla scena del crimine. Questa firma dell'assassino, se identificata, potrebbe rivelare non solo chi ha compiuto l'atto, ma anche il motivo che lo ha spinto a perpetrare un simile crimine. È interessante notare che Pierina Paganelli, prima di essere uccisa, sembra aver lottato contro il suo aggressore. Questa colluttazione ha causato la caduta di diversi oggetti dalla sua borsa, che l'assassino ha successivamente toccato per rimetterli all'interno. Ogni contatto con gli oggetti della vittima è un potenziale indizio, un possibile legame tra l'assassino e la scena del crimine. Non possiamo trascurare la rete di relazioni che circonda la vittima. La signora Paganelli, nota per la sua partecipazione agli incontri del gruppo locale dei Testimoni di Geova, era sola quella notte. Una vulnerabilità che potrebbe aver attirato l'attenzione di qualcuno che conosceva le sue abitudini. I familiari, tra cui la nuora Manuela Bianchi e il marito di quest'ultima, Loris, sono stati interrogati, ma solo Da Silva rimane formalmente indagato. La verità di questa vicenda si intreccia con le esistenze di coloro che hanno conosciuto Pierina. La sua vita, apparentemente serena e dedicata alla comunità, si scontra con la brutalità dell'omicidio. Ogni dettaglio della sua routine quotidiana potrebbe rivelarsi cruciale per comprendere le dinamiche che hanno portato alla sua morte. Il fatto che fosse un membro attivo della comunità dei Testimoni di Geova potrebbe averla messa in contatto con un ampio cerchio di persone, alcune delle quali potrebbero aver nutrito rancori o desideri inconfessabili. Inoltre, la ricostruzione della sua vita potrebbe fornire indizi su eventuali conflitti o tensioni che avrebbero potuto culminare in questo tragico evento. Chi conosceva Pierina? Chi avrebbe avuto un motivo per farle del male? Queste sono domande che gli investigatori devono porsi mentre cercano di ricostruire il contesto sociale in cui si è consumato l'omicidio. Le indagini continuano a concentrarsi su Da Silva, ma l'assassino potrebbe anche essere qualcuno al di fuori della cerchia immediata, una figura che ha osservato la vittima da lontano. Cogliendo opportunità e vulnerabilità, la telecamera che ha ripreso il soggetto di colore potrebbe non identificare solo Da Silva, ma anche qualcun altro che si muoveva furtivamente nel buio, in attesa del momento giusto per colpire. Un altro aspetto intrigante è la questione delle prove forensi. Gli esami del DNA, che si preannunciano come la chiave per chiudere il cerchio attorno a Da Silva, richiedono tempo e precisione. La scienza forense ha il potere di rivelare verità nascoste, ma è fondamentale che ogni passo dell'indagine sia condotto con la massima attenzione. La vita di un uomo è in gioco, e ogni errore potrebbe avere conseguenze irreparabili. In questo contesto, l'attenzione si sposta inevitabilmente sui dettagli più minuti. La colluttazione avvenuta durante l'omicidio può aver lasciato segni, non solo sul corpo della vittima, ma anche sull'assassino stesso. Eventuali graffi o segni di lotta su Da Silva, insieme alle prove di DNA, potrebbero diventare prove decisive. La psicologia del criminale, le sue emozioni e le sue reazioni durante l'atto violento sono elementi che, se compresi, possono fornire una visione più profonda della sua motivazione. Mentre l'indagine si sviluppa, è fondamentale non lasciarsi influenzare da pregiudizi o supposizioni affrettate. La giustizia deve seguire il suo corso, e ogni persona coinvolta merita un processo equo. La vita e la morte di Pierina Paganelli non devono diventare un semplice caso da archiviare. Devono essere una chiamata a investigare con rigore e determinazione, per portare alla luce non solo l'assassino, ma anche le verità più profonde che hanno portato a questo tragico epilogo. In attesa dei risultati delle analisi, la comunità rimane in ansia. La memoria di Pierina non deve essere dimenticata. La sua vita e la sua tragica fine devono servire come monito e come impulso a cercare giustizia. La strada verso la verità è lunga e tortuosa, ma ogni passo è necessario per fare luce su questo oscuro capitolo, affinché la giustizia possa finalmente prevalere.
Hai detto l'altro giorno che temi di essere incastrato da qualcuno. È possibile, queste cose, ti dico la verità, il timore posso avercelo, però so anche che una volta che vengo tirato dentro, se io non ho fatto niente, verrà fuori anche quello lì. Ma da ignorante è una cosa che mi è venuta da pensare, poi magari è impossibile che uno possa manomettere, diciamo, i fluidi, in quel caso della mia macchina. Però da ignorante mi è venuto da pensare anche questo qui. La povera Valeria chiedeva a Manuela di venire a sentire le chiamate di Pierina a casa sua, ma Manuela non sarebbe mai andata, perché pensate se fosse emerso il nome di Luis mentre Manuela era a casa di Valeria. Sicuramente Valeria l'avrebbe buttata giù dal balcone. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.